L'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare e i suoi volontari anche quest'anno rispondono costantemente presente all'appello di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie neuromuscolari e le altre malattie genetiche rare. La campagna 2016 di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dalla Fondazione si svolgerà dall'11 al 18 dicembre prossimi. Dottoressa, dunque ci può un attimo raccontare l'impegno di Telethon, soprattutto in correlazione appunto alla WILDM? Telethon nasce dalla WILDM, è stata la WILDM che nell'inizio degli anni 90 ha chiesto alla signora Agnelli di portare anche in Italia un modello di investimento sulla ricerca che fosse efficace e virtuoso, e quindi ha preso spunto dal Telethon francese e da qui è nata Telethon, quindi possiamo dire che Telethon è il braccio armato della ricerca per la WILDM. Ecco, lei ha parlato, ha fatto un focus su un progetto finanziato dal bando clinico, di cosa si tratta? Dunque, dal 2001 Telethon e WILDM sono insieme, hanno stretto un ulteriore patto di alleanza proprio per investire i fondi che WILDM raccoglie durante la maratona di Telethon, che poi si conclude quelle giornate della settimana della maratona televisiva, ma che ovviamente sono iniziative che sul territorio sono iniziate già adesso, e oggi è proprio un esempio di lancio di questa campagna. E quindi i fondi raccolti da WILDM sono espressamente dedicati a questo bando clinico, che ha un valore importantissimo perché si tratta di investire su studi che abbiano una ricaduta già oggi sul paziente, quindi non solo la ricerca e gli studi e le terapie del futuro, ma una ricerca che porti già vantaggi ai pazienti di oggi. Dall'inizio del 2001 sono stati investiti quasi 10 milioni su questo bando, e quindi è stata fatta un sacco di strada, perché con questo bando si è creata una rete nazionale di clinici, principalmente neurologi, che sono gli specialisti che hanno in cura la presa in cura di questi pazienti, ma non solo. Quindi il concetto di multidisciplinarietà, negli anni l'abbiamo sentito anche oggi dai vari esempi, è diventato sempre più indispensabile. Dottoressa, quando si parla di lotta alla distrofia muscolare, qual è il vostro contributo? Allora, io lavoro nella unità operativa di pneumologia, sono una pneumologa, quindi nello specifico mi occupo del trattamento, cioè della diagnosi e il trattamento dell'insufficienza respiratoria nella distrofia muscolare, che sappiamo essere, insomma, un evento molto importante e spesso causa di mortalità in queste patologie. Analizzando i casi, sono in aumento, in diminuzione, come funziona? I casi sono tanti, sicuramente in aumento, perché ormai la diagnostica su queste patologie è più precisa, quindi più precisamente vengono diagnosticate e di conseguenza trattate. Ecco, quando c'è, per l'appunto, come diceva, inefficienza respiratoria, come intervenite dal punto di vista tecnico? Ma questi pazienti accedono al nostro ambulatorio abbastanza precocemente dopo la diagnosi, e poi fanno tutta una serie di esami, dalla spirometria agli esami notturni, e si cerca nello specifico di diagnosticare molto precocemente questa patologia prima che arrivino i sintomi. I sintomi, intendo una dispnea o una fatica a respirare. Quando si diagnostica molto precocemente questa patologia, poi si interviene con un respiratore automatico, cioè li si aiuta a respirare con una macchina. Di solito il paziente come reagisce? Il primo impatto non è semplice, perché chiaramente innanzitutto si vede già un po' proiettato in quello che è il futuro, una patologia, una disabilità cronica che aumenterà nel tempo. Spesso poi fare queste macchine, questi respiratori, non è semplice, perché vuol dire dormire o rimanere anche durante il giorno con una mascherina sul viso che dà dell'aria, quindi sicuramente un impatto non semplice. Dottoressa, ci può un attimo spiegare qual è il suo ruolo, il suo compito appunto dal punto di vista di fisiatra? Il compito del fisiatra è quello di occuparsi del progetto riabilitativo prevalentemente motorio del bambino con disabilità, e in particolare quel bambino con malattie rare e con malattie neuromuscolari. E negli ultimi anni l'approccio riabilitativo a queste patologie è molto cambiato, perché una maggior conoscenza della storia naturale, cioè di come vanno funzionalmente i nostri bimbi, ci dà delle informazioni più precise per avere dei comportamenti predittivi e anticipatori rispetto alle cure da fare. Detto in maniera semplice, sappiamo meglio cosa fare, perché sappiamo prima dove può andare funzionalmente il nostro bimbo, e quindi sappiamo introdurre gli strumenti riabilitativi, che sono l'esercizio
fisioterapeutico, gli ausili, le ortesi, a volte anche la chirurgia ortopedica funzionale in tempi corretti e tempestivi. Quindi è un tipo di intervento che funziona, quali sono i risultati? È un tipo di intervento che funziona con una premessa che deve essere strettamente integrato anche con le altre figure professionali che si occupano del bimbo, quindi con il pediatra, col pediatra di libera scelta, col neuropsichiatra infantile, con figure professionali su funzioni specifiche tipo il pneumologo, per esempio il foniatra. È un intervento che funziona se fatto in integrazione con le altre figure professionali e soprattutto se fatto molto in collaborazione con le nostre famiglie, che sono un elemento fondamentale per trasportare poi nella pratica quotidiana le indicazioni, gli ausili e i benefici delle cose che facciamo. Culiani, ci puoi un attimo raccontare qual è la natura della collaborazione con la WILDM? Ma la nostra collaborazione è importante, perché sono già tanti anni che lo facciamo, importante per noi e per loro, perché facciamo vedere tutto quello che fa l'UILDM nella raccolta fondi e noi gli prestiamo gazebo e anche volontari per aiutarli in questa importante raccolta sulla ricerca che viene fatto. E nello stesso tempo giova anche per l'Avis, perché vedono un gazebo con la scritta Avis e quindi fa anche pubblicità, chiamiamola pubblicità, ma anche un po' di proselitismo anche per l'Avis. In questo caso questa collaborazione, come diciamo noi, con loro già da diversi anni, ci fa vedere a tutti quanti quello che è l'importanza del volontariato in questo senso. Essere volontari è importantissimo per tutti, perché senza il volontario, senza gente volontaria come me e come quelli dell'UILDM, tutte queste cose non si potrebbero fare. La nostra collaborazione si limita a questo, ma è già una cosa importante. Dottoressa, aspetti nutrizionali nella SVA di tipo 1 e 2, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto ambizioso che ha partecipato l'anno scorso al concorso Teleton, ha vinto tra i primi posti ed è un progetto che l'ASL della Romagna, quindi il servizio di dietetica, in collaborazione con l'Università di Milano, quindi l'Istituto Europeo di Composizione Corporea e altri 4 centri neurologici a Milano, il BEST di Milano, Padova, Genova e Roma, porta avanti proprio per la valutazione dello stato nutrizionale di questi pazienti e l'impatto clinico che può avere un corretto stile di vita e una corretta alimentazione. Ricordiamoci che molti di questi bambini sono bambini che vengono nutriti artificialmente e quindi c'è un'estrema attenzione verso questa modalità e un po' abbiamo l'obiettivo di migliorare la qualità di vita anche in relazione al cambio della storia naturale della malattia stessa. Dunque Grauso, ci puoi un attimo raccontare come avviene la raccolta fondi in funzione del rapporto che c'è tra WILDM e Teleton? Allora, la WILDM è da 25 anni che è scesa in campo a fianco di Teleton. Si potrebbe dire, si può dire che è stata proprio WILDM a portare Teleton in Italia ed è stato appunto questo rapporto è iniziato per dare un forte impulso alla ricerca. Infatti Teleton all'origine portava avanti la ricerca solo ed esclusivamente per le malattie neuromuscolari. Poi dopo ha ampliato il suo piano di azione anche a tutte le malattie genetiche rare ed oggi WILDM scende a fianco di Teleton a tutte le sue campagne, principalmente i due eventi nazionali, quindi la maratona che vivremo ora a dicembre e poi la campagna di primavera che impegnerà Teleton e tutte le associazioni che da sempre sono a fianco di questa fondazione nel periodo primaverile del prossimo anno. La raccolta fondi avviene facendo prendere impegno a tutte le sezioni locali della WILDM per scendere in campo con banchetti oppure degli appuntamenti e attivando tutti i contatti che hanno le sezioni sul territorio, appunto per sensibilizzare per la ricerca, in particolare per le malattie neuromuscolari, ma per la ricerca scientifica in generale. E quindi è una mobilitazione completa di tutta l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, che mobilita tutte le sue sezioni e mobilita tutti i suoi volontari. Thank you.